Massimo Lombardo, nuovo presidente della Catania Multiservizi, a poco più di 24 ore dalla sua nomina ufficiale, che tipo di azienda prende in mano? Ho trovato appunto un'azienda molto calda perché le problematiche in essere ci sono e si portano davanti da un po' di tempo, però stiamo lavorando per cercare di risolvere e di dare appunto contezza e risposte alle tante persone che lavorano in questa azienda. Ecco, lei parlando di azienda con una situazione calda, ci riferiamo soprattutto al nodo legato agli stipendi. La settimana scorsa la protesta del personale davanti al comune e anche nel distaccamento del Viale Africa. Esattamente, ne ho avuto una prima contezza proprio appena fresco di nomina, perché c'era un gruppo di lavoratori davanti la sede del comune del Palazzo dei Chierici che aspettavano me e l'assessore Buonaccorso con cui appunto, che ha svolto appunto l'assemblea. Ma mi sento appunto di poter tranquillamente rassicurare tutti i lavoratori, tutte le maestranze dell'azienda, perché gli impegni presi appunto dal sindaco la settimana scorsa quando ha incontrato i lavoratori verranno assolutamente rispettati. Stiamo già lavorando per far sì appunto che tutte le mensilità pregresse vengano appunto saldate e che prima appunto delle festività pasquali le maestranze siano pienamente soddisfatte in tutto quello che nelle loro mansioni. Gli obiettivi principali per il futuro di questa azienda. Gli obiettivi, considerate che sono appena testé entrato in questa azienda. Dobbiamo sicuramente, unitamente all'intero Consiglio, appunto, prendere contezza di quelle che sono, appunto, le problematiche in essere, che ce ne sono tante, e agire per la risoluzione delle problematiche e far sì che questa azienda, appunto, possa continuare la sua attività meglio di quanto abbia fatto già fino ad ora. Dobbiamo sicuramente appunto far sì che tutti gli aspetti, le criticità che ci sono attorno allo Stato appunto vengano risolte e consentano appunto una nuova rotta per questa azienda.